Buonasera cari amici, eccoci di nuovo a Confessioni d'altri mondi. Sapete benissimo quanto io tenga questa diretta, soprattutto perché è un momento per stare in compagnia tutti assieme. Io prendo sempre il mio momento per cercare di vedere se è tutto a posto. Sono in diretta, si sente bene, perfetto. Cari amici, cosa devo dirvi? Posso confessarvi io personalmente che mi è mancata questa diretta. Mi è mancata perché avevo bisogno di stare un po' con voi, senza, per carità, a me fa piacere tanto avere degli ospiti, ma io questa sera vi ho promesso qualcosa di interessante, vi ho promesso qualcosa che ancora, secondo me, non era stato sentito, soprattutto nei social. E quindi ci tenevo questa sera a parlarvi e iniziare con qualcosa. Sono sicuro che stuzzicherà tantissimo il vostro interesse. Ho qui con me una persona che è stata a contatto, diciamo, con Rol, ma soprattutto anche il padre, cioè è una questione generazionale. E quindi questa sera l'ho invitato, ho parlato con lui, mi ha incuriosito tantissimo quello che ha da dire, e devo dire che vale la pena ascoltarlo. Io questa sera è qui con noi. Io intanto dico: Giampaolo, ci sei? Sì, sono qui Giorgio e buonasera a tutti. Sono Bergandi Giampaolo, appunto. Dunque, Giampaolo, la nostra trasmissione funziona così, si chiama Confessioni d'altri mondi. Le persone chiamano in diretta. Questa volta con te abbiamo fatto un'eccezione, diciamo che ci siamo sentiti 2 minuti prima che iniziasse la diretta, appunto perché ci siamo sentiti prima. E devo dire che è affascinante, il mondo di Roll è stupendo, ci sono un sacco di persone che sono state accanto a lui e attorno a lui, soprattutto anche dei giornalisti, ma il fatto di trovare persone che invece hanno collaborato strettamente per la vita quotidiana di Roll non è facile trovarle, perché siamo abituati a trovare intervistatori, persone che magari possono prepararsi all'evento. Invece tu hai avuto la fortuna di conoscerlo. E soprattutto tuo padre, è vero? Raccontaci un po', iniziamo a fare magari il sunto della situazione. In poche parole, tu da piccolo hai conosciuto Rol perché tuo padre era a servizio, diciamo, era l'uomo di fiducia di Rol. L'uomo appunto. Allora, mio padre era Bergandi Arturo, lui era uomo di fiducia in Corso Marconi, alla sede centrale della Fiat, e lui aveva appunto le chiavi di tutti gli uffici dei pezzi grossi, da Agnelli a Romiti a Didella, e lui di solito faceva il normale, cioè dalle 6 alle 2 del pomeriggio, e poi il pomeriggio lui veniva chiamato a casa di queste persone, appunto Agnelli, Didella e altre persone, personaggi della Fiat, per gestire un po' i saloni, gli eventuali ricevimenti, come uomo di fiducia. E una volta appunto in casa Agnelli conobbe il dottor Roll. E il dottor Roll subito le chiese se poteva andare da lui qualche volta nella settimana. E lui accettò. E così iniziò questa collaborazione che durò appunto 30 anni fino alla morte del dottor Roll nel 94. E in questi 30 anni qua, nel 1973, io ebbi la fortuna di conoscere appunto il dottor Roll. Mio padre mi portò una domenica pomeriggio a casa sua e lui mi aveva parlato di questa persona che aveva un po' dei poteri. E appunto, arrivato a casa del dottor Roll, mi presentai appunto e lui poi mi chiese: "Senti, dammi l'orologio." E io mi staccai l'orologio dal mio polso, glielo posi sul palmo della sua mano, lui chiuse la mano, girò i pugni, sinistra e destro, e poi mi chiese: "Dov'è l'orologio?" E io chiaramente indicai il pugno destro,
E lui girò la mano, il palmo della mano, e l'orologio non c'era più. E allora, niente, poi mi portò a visitare questa bellissima casa che lui aveva in via Silvio Pellico, angolo Corso Massimo d'Azeglio, al quarto piano, e mi parlò, mi raccontò, mi fece vedere soprattutto anche la collezione di Napoleone, perché lui era proprio un patito di Napoleone. Difatti si dice che la sua prima parola quando nacque fu Napoleone, e addirittura una volta che, e poi mi fece vedere appunto un busto di Napoleone che lui trovò in una cantina di Parigi. Lui, camminando in uno di questi viali di Parigi, a un certo punto fu attratto a entrare dentro un portone. Entrò dentro questo portone, chiese al portinaio di portarlo in cantina, e adesso non so bene come è successo alla scuola, comunque scavando trovarono questo busto di Napoleone. Comunque, tornando ancora al mio incontro appunto col dottor Roll, prima di andare via accomiatarmi, lui mi disse: "E l'orologio?" E gli ho detto: "Eh già, è vero, è l'orologio." E lui si avvicinò, mi mise la mano dentro il taschino della giacca e me lo tirò fuori. Ecco, lì sinceramente lui non si avvicinò mai a me, tipo ad abbracciarmi, perciò magari sfilare l'orologio, infilarlo dentro. No, 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 siamo sempre stati a dovuta distanza e tutto quanto, e perciò lì era proprio, secondo me, la materia che si è disintegrata e si è riformata dentro il mio taschino. In quell'occasione lì lui mi regalò anche il bottone di una divisa di un militare morto nella battaglia di Marengo, appunto di un militare dell'esercito napoleonico. Difatti, io devo aver mandato a Giorgio anche la foto di questo Sì. Sì, quadretto che ho con la dedica e la firma adesso faccio del vedere, dottor Roll. nel frattempo faccio Sì. vedere un po' le idee. Tu parla tranquillamente, faccio vedere un po' le immagini. Comunque, appunto, mio padre mi ha sempre raccontato molti aneddoti sul dottor Roll, nel senso che, tipo, lui quando andava a lavorare a casa del dottor Roll, che preparava i saloni per tutte queste persone importanti, perché mio padre, oltre ad avere la fortuna di aver conosciuto il dottor Roll, al quale era molto attaccato sia lui al dottore che il dottore a lui, ebbe anche la fortuna di conoscere molti personaggi importanti, tra i quali Fellini, che era molto molto amico del dottor Roll. Addirittura Fellini lo voleva a Roma, mio padre, so chiaramente mio padre. Tra la Fiat, tra la famiglia, una storia e l'altra, e poi era molto legato al dottor Roll, disse sempre no. Ad esempio, il dottor Roll, mentre dipingeva, mio padre aveva visto anche alcune volte questi quadri famosi di rose, che i pennelli si muovevano da soli. Stiamo Oppure leggendo qualche. alcune parole Dimmi. di Roll, stiamo leggendo alcune parole di Roll, l'estremità è l'infinito nel finito. Poi stiamo vedendo qualche foto, anche le targhe di Gustav Roll. Poi abbiamo la casa, stiamo vedendo Sì, ti ho piace. mandato anche quello. Difatti, tutta quella roba lì, adesso quell'alloggio lì è stato comprato da un'altra persona. Comunque, quell'arredamento lì era stato poi venduto all'asta La Somme Bis, e poi quello che era stato ricavato era stato dato in beneficenza, anche perché il dottor Roll era molto molto generoso. Infatti ogni tanto mandava mio padre con delle buste chiuse a casa di persone bisognose, per cercare di aiutare queste persone che magari erano senza lavoro o stavano passando un momento molto brutto. E comunque appunto ogni tanto anche il dottor Roll chiedeva dei consigli a mio padre sui quadri. Ma Bergandone, perché lo chiamava in confidenza Bergandone,
com'è questo quadro secondo lei? Va bene? Allora mio padre magari gli dava qualche volta, no? E mio padre ebbe anche la fortuna di conoscere a casa del dottor Roll con Fellini anche il compositore Nino Rota, e lì fu la prima volta che Nino Rota eseguì al piano, quel piano bianco che c'è, dovrebbe essere in una di quelle foto lì, la colonna sonora del Padrino. Difatti, quando il signor Rota si sedette al piano, il dottor Roll chiamò mio padre: Bergandone, Bergandone, venga a sentire questa musica. E finito l'esibizione, il dottor Roll disse: questo brano farà il giro del mondo. Effettivamente fu poi suonato e cantato in tutto il mondo. Altri aneddoti, io Senti. racconto ancora quelli di mio padre, poi racconterò ancora qualcosina, Sì. perché io poi il dottor Roll, dopo quell'occasione lì, ebbi occasione di vederlo ancora un paio di volte, e poi purtroppo la terza volta quando era in ospedale, però ormai non conosceva più. E ogni tanto appunto mio padre mi raccontava che mentre era lì che metteva a posto le varie cose, vedeva delle biglie d'acciaio che correvano lungo il pavimento, no? E mio padre diceva: dottor, dottor, in piemontese, cosa c'è? Come mai ci sono queste biglie che viaggiano? E il dottor Roll diceva: stia tranquillo, Bergandone, vuol dire che non siamo soli. E poi tutto tornava nella normalità. Ad esempio, una volta avevano bisogno di un chiodo lungo in acciaio perché dovevano appendere un quadro, e tra tutti i chiodi purtroppo non c'era questo chiodo. Allora il dottor Roll prese due chiodi, li mise nella sua mano, poi quando l'aprì, venne fuori un chiodo lungo a gancio, proprio quello che in pratica avevano bisogno loro. Come Incredibile. un'altra volta capitò che a casa appunto del dottor Roll venne un fabbro che dovevano aggiustare una persiana. Solo che c'era l'aiutante che sogghignava un po', e mio padre diceva: no, bisogna portare rispetto qui a casa del dottor Roll. Cioè, all'improvviso arrivò il dottor Roll e disse: volete vedere che io sono capace di lanciare questa mazzetta e la trovate due stanze dopo? E così avvenne. Lui prese la mazzetta, la lanciò e la trovarono poi due stanze dopo adagiata su una poltrona. Come poteva anche capitare qualche volta che a mio padre diceva: Bergandi, Bergandi, prenda un libro. Aveva una libreria immensa, cioè una cosa che prendeva tutta una parete, e in altezza, poi, siccome questi alloggi avevano i soffitti alti, cioè c'era bisogno di una scaletta per arrivare. E mio padre prendeva un libro a caso, lo leggeva, il dottor Roll diceva: Bergandi, lega una frase di quel libro lì. E lui prendeva, leggeva, e poi dopo un po' si trovava dentro la tasca un foglietto dove c'era scritto quello che lui aveva letto. Perciò sono tutte cose un po' cioè aneddoti, appunto, come diceva Giorgio, di una persona che comunque ha vissuto in prima persona queste situazioni, perché per 30 anni, andando due volte, due pomeriggi alla settimana, di cose sinceramente ne ha viste. Come anche la volta che è successo che hanno accompagnato una signora che era venuta a trovare il dottor Roll, gli era stato regalato un quadro, e questa signora, sono scesi dall'ascensore, con l'ascensore sono arrivati alla macchina, e questa signora aveva una 500, e il dottor Roll era una persona molto alta, con degli occhi azzurri che
molto molto intensi, un azzurro molto intenso che proprio ti penetravano. E questa signora, mio padre aveva in mano il quadro, questa signora dice: mi spiace dottor Roll, ho la 500, lei è alto. Non si preoccupi, disse. In pratica lui si abbassò di statura, divenne quasi come il professor Valletta, che il professor Valletta era molto basso di statura, e riuscì a entrare dentro la macchina con tutto il quadro. E come anche la volta, e questo era uscito anche su un giornale oggi di quegli anni, io tra l'altro non ho fatto la foto, ma magari poi te la mando, Giorgio, perché ho proprio la pagina, nel quale il dottor Valletta fu sempre grato al dottor Roll, perché una volta il dottor Roll lo avvertì e disse: non prendere quell'aereo, perché se no tu non arrivi a destinazione. Effettivamente quell'aereo lì cadde in un incidente. Gianpaolo, scusami se ti interrompo. C'è ancora da raccontare la volta che mio padre aveva una forte infezione a un piede, camminava zoppo, e questa infezione però si stava diramando su tutta la gamba, no? Allora, quando il dottor Roll vide questa cosa, che lui camminava zoppo, gli chiese: ma cosa, Bergandi? Mio padre dice: ma guardi, ho qua un piede che sta diventando tutto nero. E allora lui gli pose le mani sopra e all'improvviso sparì tutto. Queste sono tutte appunto cose che mi raccontava, che tra l'altro mio padre ha anche raccontato in un libro, che se non erro Roll, l'altra dimensione, nel quale viene intervistato dalla dottoressa Giordano, che era molto molto amica del dottor Roll, e tra l'altro lei scrisse molti libri sul dottor Roll, e questi sono aneddoti che si trovano anche lì sopra, come anche ad esempio, questo l'avevo già raccontata anche a Giorgio, la famosa volta che mio padre dovette andare a comprare delle lampadine, e loro avevano un punto dove un elettricista di fiducia, solo che bisognava prendere il tram 16 che passava in corso Massimo D'Azeglio. Allora il dottor Roll disse: bene bene Bergandi, vada pure, però si ricordi bene una cosa, che il primo tram che passa si ferma ma non riuscirà ad aprire le porte, lei dovrà prendere il secondo che passerà. E mio padre allora scese di Silvio Pellico, attraversa corso Massimo D'Azeglio, va alla fermata del tram, e effettivamente il primo tram che arrivò non riusciva ad aprire le porte, né a scendere né a salire. Pazzesco. Dovette prendere quello dopo. E quando mio padre tornò a casa dal dottor Roll, il dottor Roll chiese: allora Bergandone, com'è andata? E mio padre disse: come ha detto lei, dottor Roll, il primo tram non si è fermato, ma non ha aperto le porte. E tra l'altro il dottor Roll veniva anche chiamato molte volte in sala operatoria dal professor Togliotti, che era primario alle Molinette, quando c'erano degli interventi un po' particolari. È successo una volta che addirittura c'era una paziente che all'improvviso la lingua andò verso la gola, perciò si bloccò la respirazione. Allora lui con le sue mani da dietro riuscì a far tornare, senza mettere le mani dentro la bocca, a ritornare la lingua com'era, se no rischiavano di perdere il paziente. E questi sono e più di una volta lui veniva comunque chiamato ad aiutare in sala operatoria. Questi sono alcuni aneddoti, appunto, ripeto, che mi raccontava mio padre, e sui quali comunque c'è anche questo libro qui su quale si parla. E poi c'è poi quella foto che dovrei la dedica che fece a mio padre, all'amico Arturo Bergandi, uomo onesto, e adesso non mi ricordo più, comunque dovresti averla, dovrei aver mandata la foto. Sì, della viste, dedica, Giorgio. Sì, l'ho vista, l'abbiamo viste quasi tutte, sì. Benissimo, sì, sì.
sì. E questi sono gli aneddoti principali. Poi io... Giampaolo, scusami, io qua stiamo incominciando ad avere un po' di curiosità. Ma voi gli avete... Il rapporto con lui era speciale, era una persona speciale, cioè si evinceva che stando accanto a lui c'era qualcosa di particolare, oppure sì. No? Che sì, cos'era? Sì. Ma soprattutto nel suo sguardo, quando ti guardava, ecco, io ad esempio appunto adesso ti stavo raccontando, adesso volevo raccontare una cosa che forse te ho già raccontato. La seconda volta o terza che ho visto il dottor Roll è successo così: un sabato sera io ero a casa, abitavo ancora a Torino, e strano che io sabato sera fossi a casa, comunque combinazione, ero a casa e squillo il telefono, vado a rispondere ed era il dottor Roll e mi disse: guardi Bergandi, io avrei bisogno del suo intervento, io sono odontotecnico, no? Avrei bisogno del suo intervento perché qui ho un provvisorio che ho paura che si muova e mi venga via. E io domani, la domenica, doveva ricevere Celentano e la moglie di Celentano. Ho detto: guardi dottor, io ben volentieri domani mattina sono da lei, mi vado a prendere tutta l'attrezzatura e vediamo. Ok. La domenica mattina vado a casa sua, salgo su, poi controllo il tutto, dico: ma guardi, il provvisorio non verrà giù di sicuro, può star tranquillo. Perciò, e allora mi fece sedere lì da lui, mi offrì un caffè e poi mi voleva pagare a tutti i costi, no? Voleva darmi 100.000 lire. Ho detto: no, io non li prendo perché comunque... No, prima non ho fatto niente, poi da lei ci mancherebbe. No, tu devi prendere. Hai sentito talmente tanto che li ho dovuti prendere. Allora ho detto: beh, datti da lei questi soldi, li metto in un quadretto e lo appendo, perché fa: no, tu devi spenderli questi soldi, perché così la fortuna ti potrà ritornare. Guarda, io ringraziando il Signore, come dico sempre, fino adesso non mi è mancato niente. E, ho avuto periodi di alti e bassi col lavoro, però ringraziando il Signore sono sempre andato avanti. Però quella stessa mattina, a un certo punto, lui si gira e mi dice: tu fumi? E io in quel periodo effettivamente avevo smesso di fumare e poi avevo ripreso. E lui mi disse con aria molto seria, perché lui non è che si metteva lì, ti leggeva le carte, lui ti diceva le cose per istinto, sul momento, no, gli veniva come un'ispirazione che su quel momento lì lui ti doveva dire qualcosa. E lui mi disse: smetti subito, perché se no tu a 40 anni morirai di tumore. Chiaramente, tra il credere e il non credere, uno cosa c'è, cioè, l'avevo smesso, chiaramente. 40 anni li avevo superati, però a 52, mi sembra, ho avuto un intervento comunque al cuore. Cosa che io sono sempre stato bene, non ho mai avuto problemi, però mi hanno dovuto mettere due stand in un'arteria che era chiusa al 99%. Perciò diciamo che quando eri da lui sentivi questa sensazione, come anche ad esempio mi ricordo, questo comunque l'ho letto, che lui una volta era stato ricoverato alle Molinette e lui era seguito dal primario di medicina generale. Il dottor Manera, mi sembra, e lo volevano ricoverare in una stanza, un letto solo, una storia e l'altra. Lui in quella stanza non ci voleva entrare per niente al mondo, e poi è stata appunto la stanza dove poi lui è mancato, dove poi è stato ricoverato e dove lui è mancato. Lo sentiva, lui lì dentro non voleva entrarci, no, mettetemi in qualunque altro posto, ma io questo l'ho letto comunque, l'avevo letto in uno di questi libri che aveva scritto la dottoressa,
la dottoressa Giordano. Sì. E che adesso purtroppo persone che sono state vicino, proprio vicino, vicino a Roll, ormai ce ne sono poche, poche sono rimaste, perché c'è la dottoressa Giordano, il marito, che era il proprietario della clinica Cellini, qui di Torino, e della Fornacca, che sono ancora vivi, però sono molto anziani, e poi ancora due o tre persone che sono rimaste molto vicine, che erano molto, molto vicine al dottor Rocco, come poteva essere mio padre, per queste situazioni così di lavoro. Queste persone invece assistevano proprio anche alle sue serate, nelle quali lui faceva appunto queste... Gianpaolo, io la tua testimonianza per me aveva queste facoltà e le metteva a disposizione delle persone. Gianpaolo, mi senti? Sì, adesso sì. La tua testimonianza per me è molto importante, perché dato che parla di vita quotidiana, tu hai avuto l'opportunità con tuo padre di viverlo nella vita quotidiana, senza che c'erano le circostanze, magari tra l'altro dovute a fattori come giornalistici o quant'altro. Quindi io credo che la tua sia quella più affascinante, perché il tuo trasporto emotivo è molto più veritiero rispetto a quello di una cronaca. Sì, ma difatti, guarda, io ti dico, scusa se ti interrompo, mio padre veniva invitato a molte riunioni che facevano, di cui parlavano di Roll, e veniva invitato soprattutto per questo, scusami, per questo suo modo di esprimere la cosa in modo molto semplice e veritiero. Non erano frasi, mio padre, poi figurati, mio padre aveva la terza elementare, però era una persona che comunque si era riuscito a fare una strada col suo modo di fare, tutto quanto, molto gentile, molto presente, molto serio in tutte le cose. E per questo dicevo appunto, lui veniva invitato a queste serate, perché lui parlava in modo semplice della vita di Roll, la vita quotidiana, come dici tu. Ma alla fine tu gliel'hai fatta la domanda, gli hai detto come faceva ad avere queste capacità, gliel'hai fatta la domanda delle domande alla fine? No, io non mi sono mai permesso, sinceramente. Neanche tuo padre gliel'ha fatta mai? No, però lui aveva scoperto questa legge del colore verde della quinta musicale, se non sbaglio, e lui disse sempre che era una legge tremenda, perché l'ha portato a conoscere questa potenzialità, perché lui diceva: le cose che faccio io, questo le diceva sempre anche a mio padre, le cose che faccio io le potrebbe fare chiunque, solo che noi sfruttiamo soltanto l'1% del nostro cervello. Lui infatti diceva, io sono la grondaia, no? La grondaia definirsi. Anche così. Perché lui era molto, molto religioso. Sì. Lui era molto religioso e molto, molto, questo devo dirlo, attaccato alla moglie. Moltissimo. Ma lui confessò e disse che l'immagine cristica è quella più vicina alla verità, diciamo, al divino. L'immagine cristica, lo confessò. Sì. Diciamo questa cosa. Lui, difatti, io sono la grondaia, io la definivo che lui è il passaggio tra il divino e il terreno, e lui è la grondaia. Il collegamento. E avendo appunto queste facoltà, chiaramente, e poi queste facoltà tu le usavi in fin di bene, vuol dire che comunque tu eri, c'è qualcuno lassù che ha dato questa possibilità, che tu potevi usarle, questi doni che ti sono stati dati. E io la interpreto in questa maniera,
perché la interpreto, che io sono un credente, credo in Dio, credo in Gesù Cristo, e comunque la interpreto in questa maniera qua, per me, chiaramente. Io un giorno il vero mistero lo dovrò scoprire con Torino, perché tutto avviene lì, è incredibile, è assurda. Questa città è affascinante da me. Sì, la città di Torino è considerato nel triangolo della magia. Sì, Parigi, Torino e Cefalù, mi sembra, che è il triangolo quello... Sì. E comunque ti dico, ad esempio, dicono che in Piazza Statuto c'è un obelisco nel quale dicono che quello sia l'entrata per l'inferno, così dicono. Ad esempio il monumento a Torino in Piazza Statuto, che è stato fatto per i morti del Fregius quando l'avevano fatto, in alto c'è un angelo e dicono che quello sia l'angelo, il demonio, come anche dicono di quello che c'è la Gran Madre, che sembra che sotto una di quelle statue ci sia il Santo Graal. È un po' una città magica Torino, è combinazione. Difatti il dottor Roll, un'altra cosa che diceva sempre, che in pratica che alla sua morte molti avrebbero parlato di lui. Einstein, quando andò a trovarlo, era rimasto stupefatto dai suoi esperimenti, stupefatto. E poi andò anche Kennedy in una visita privata qui a Torino a trovarlo, e fu visitato da molte persone, molte personaggi importanti. Okay. Gianpaolo, comunque io ti invito per la prossima volta magari a riparlarci di nuovo di altri aneddoti, perché siamo estremamente curiosi. Volentieri. Io, guarda, volevo poi, perché ad esempio il dottor Roll fu invitato telefonicamente dalla Raffaella Carrà, e questo si trova su YouTube, quando una volta ci fu, scusami ma ho un grattino in gola, fu invitato dal regista, adesso Fellini, ma non Fellini, il regista che aveva fatto Gesù di Nazareth, quello fiorentino. Sì, ho capito chi. Ce l'ho sulla punta. Comunque, parlavano di Roll, era una domenica in, tra l'altro, sì, quando c'era la Raffaella Rossellini, Carrà. Mi sembra Rossellini, come si chiamava? Mamma mia, sì, non mi viene. Comunque, dai. Comunque fu invitato via telefonicamente. Ho parlato con la Raffaella Carrà e con questo regista, e Zeffirelli, ha ragione. Zeffirelli, bravissimo. Antonio, testimonianza. Dimmi. No, me lo stanno consigliando gli amici qua. e c'è proprio su YouTube una sua testimonianza, la sua voce, che dice quello che potrà essere i giovani per il futuro. Capisci? Sì. Il futuro cosa potrà essere? Che bisognerebbe creare gli Stati Uniti del mondo, unire tutto il mondo in un'unica, sotto un'unica, un unico credo, un'unica nazione, gli Stati Uniti del mondo. Sì. E solo allora, solo in quel momento, allora si potrà avere pace e tranquillità su tutta la terra. Ma comunque su YouTube c'è, sì, di sicuro. Sì, se inviti un'altra volta su YouTube in diretta rimaniamo in tre praticamente. Scusa. La cosa che non si fa mai in una diretta è invitare a vedere altre cose da altre parti. Quindi questa è la prima regola, però diciamo che... è vero. Comunque amici, facciamo così amici. Io mi stoppo per 5 minuti, voi andate su YouTube, andate a vedere sto video e poi ci rivediamo dopo. Mi rimetto di nuovo in collegamento, va bene?
Ma sì. Va bene, senti, io adesso devo dare spazio ad altre persone che sono in Certo, attesa. certo. E Giampaolo, è stato un piacere. Io Noi. vedo se riesco, dovrei riuscire a collegarmi adesso, sono andato su Sì, Facebook vai, sì. così vedo di collegarmi. E ci trovi lì praticamente. Siamo qui su Life News, va bene? Ok? Ok, ti ringrazio. Grazie Grazie tanto mille. e buona serata a tutti. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi, ciao, Ciao, ciao. grazie, ciao, ciao, ciao. Che persona splendida che è Giampaolo Bergandi si chiama. Suo padre Bergandi fu l'uomo di fiducia, cioè lui aveva le chiavi di casa, lui entrava, faceva di famiglie importantissime. Quindi potete immaginare cosa siamo riusciti a scoprire noi di Life News, non la solita intervista dei giornalisti che bene o male serve più che altro a una questione, diciamo, bella cronaca e basta. Per riempire un po' le pagine di un libro. Qui abbiamo avuto vita vissuta. È fantastica questa cosa. Lo ringrazierò Giampaolo, spero di risentirlo presto. Come vedete, la qualità in questa confessione d'altri mondi sta aumentando sempre di più e stiamo diventando sempre più bravi. E quindi, cosa dirvi? Io vi chiedo due cortesie. Quando vado in diretta alle 21, non mi mandate i video di altre dirette, non mi invitate in altre dirette, è una cosa che secondo me non è carina, siccome mi capita sempre. Ogni volta che io vado alle ore 21 mi arrivano la maggior parte dei messenger dove mi scrivono e mi dicono: Giorgio, vai a vedere questa diretta. Allora io una volta ho risposto: guarda, se vuoi spengo la mia diretta e vado a vedere quella degli altri. E loro mi hanno detto: ti consiglio di sì. Ora, io non voglio fare polemica, però. Sai, come io mi preferisco fare la mia diretta. Io vi ringrazio per consigliarmi video e dirette di altre persone mentre lo sono io. Ma non mi sembra carino, no? È come la storia del Toto Totem, dove ogni volta che uno va in diretta, gli altri ti dicono chiama un altro. Non è carino. Quindi. Non so, forse sto diventando io molto polemico, ma secondo me sto diventando abbastanza, diciamo che sto diventando abbastanza esigente perché qui la qualità c'è, e devo dire che stiamo andando bene su questa cosa. Quindi, privatamente, se mi dovete mandare dei messaggi, mandatemeli durante la giornata, ma alle 21 esatte. Non lo so, non lo trovo carino. Quindi, poi ditemelo, se volete che smetto di fare le dirette, io posso smetterla. Questa diretta è per voi. Io lo sto facendo per voi, non lo sto facendo per me. Io sto dando il mio tempo per voi. Quindi se voi poi questo tempo me lo rimbalzate con altre dirette da altre parti, non lo so. Forse sono più importanti quelle, siete liberi di vederle, non è problema. Non c'è nessun problema, figuratevi. E quindi, cos'altro dirvi? Vediamo un po' se c'è una diretta. Ecco qua. Pronto? Ho fatto un po' di confusione. Che sto facendo? Scusate, potete richiamare, ho fatto un po' di confusione col cellulare. Detto questo, vi devo dire, come al solito, anche voi che state ascoltando, se ancora non avete partecipato alla nostra diretta, questa è la 22esima, pensate un po'. Io ho intenzione anche di fare un libro con le migliori storie, le storie che vengono meglio, diciamo, impaginate riguardo a questa cosa qua. E quindi ho intenzione di fare questo. Allora. Pronto? Giorgio, Massimo, ciao Massimo. ciao, buona serata. Buona serata, come stai? Tutto bene? Tutto Scusami, ma ho bene. un'allergia incredibile. Perdona se mi strofino gli occhi in diretta, perdonatemi perché ho un occhio che sembro Terminator praticamente. Mi sta gonfiando, sta diventando tutto rosso. Ho visto nel collegamento precedente che Sì, stai un pochino. purtroppo ho degli attacchi di allergia e quindi me li devo tenere. Mi dispiace.
Non ti preoccupare, ci sono abituato, resisterò. Magari più tardi, magari se riesco a prendermi un antistaminico, va meglio. Appena sono andato in diretta, mi è venuto questo attacco d'allergia. Oh, mamma mia, Sì, ma incredibile. io ci soffro purtroppo. Comunque, bando alle ciance, questa non è una diretta dettata, diciamo, al mio aspetto clinico. Magari le faremo più tardi, faremo medicina e salute, più avanti lo faremo. Detto questo, volevo dirvi che Massimo ci siamo già sentiti in passato, abbiamo ha già partecipato, ma secondo me non abbiamo avuto, volevo che partecipasse di nuovo perché la sua storia la trovo estremamente affascinante e devo dire che questa sera abbiamo anche un reportage, diciamo, riguardo alcune immagini che ha fatto lui, riguardante la sua esperienza, perché Massimo ha avuto un'esperienza affascinante riguardante un avvistamento ufologico, ma veramente di dimensioni incredibili. Intanto, Massimo, ti lascio la parola. Volevo dirti che mi dicono che sono allergico agli scemi. Non è vero, non è vero, non assolutamente, non questo. È perché è una questione di accortezza. Tra l'altro, se mi mandate i messaggi sul Messenger, si sentono sul computer e quindi nella diretta si sente din 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 din, e non è È una tanto cosa molto carino. ordinaria, in Sì, non è effetti. tanto carino. Quindi mettiamoci d'accordo. Io durante il giorno vi rispondo a tutti, ma durante la diretta preferisco fare la mia diretta e non seguire quella degli altri. Anche se vi Certo. ripeto, anche se mi è stato consigliato di guardare gli altri mentre io faccio la mia diretta. Quindi io dovrei prendere il cellulare, vedete? E mi guardo la diretta di altre persone che la fanno. Questo me l'hanno consigliato. Grazie. Detto questo, Massimo, ti lascio la parola a te. In effetti è una cosa molto fuori luogo, insomma. Ma Una diretta consigliare io di vedere me l'hanno detto, ho detto, altre guarda, ti consiglio di guardare questa, faccio, ma io sono in diretta. E no, ma guardala, faccio, vabbè, allora la guardo, che gli cose, va bene. devo Purtroppo dire? è dell'incredibile nella vita. Succede. Vabbè, al di là di questo volevo dirti, ridiamoci su. Massimo, com'è nato Sì. tutto? Tu dov'eri? A me piace, diciamo, organizzare e far immaginare magari l'atmosfera e le circostanze. Com'è nato Ma tutto? guarda, io ho lavorato per moltissimi anni nella zona dell'euro, non dico per ragioni di, insomma, di riservatezza in un'amministrazione pubblica, no? Che era, diciamo, relativamente distante dalla zona dove è accaduto poi questo avvistamento. Praticamente stavo in zona, avevo lavorato in un ufficio in zona Via Europa, ecco, da quelle parti, un'amministrazione che oggi non c'è più, quindi è facilmente comprensibile di cosa parla, di quale amministrazione parla. E quindi poi capitò un giorno che una collega, io in quegli anni stavo a piedi, non sempre venivo con la macchina all'ufficio, e quindi una collega gentilmente mi disse: guarda, io vado verso la parte della Magliana, se vuoi ti do un passaggio. Io, va bene, ringrazio. E quindi siamo arrivati in prossimità di quello che viene comunemente chiamato come il Colosseo Quadrato, no? E ci siamo parcheggiati poco distanti da lì, c'è un punto, insomma, andando un pochino più avanti, dove è situato questo palazzo, che poi sarebbe il Palazzo della Civiltà e del Lavoro. E in prossimità della fermata della metro, però stavamo un po' alti, eravamo messi in un parcheggio che guardava la strada sottostante, insomma, ci siamo fermati un attimo, Massimo, tanto io per sto ringraziare. facendo vedere il disegno che mi è disegno 1. Ah, sì, È quello là? però quei disegni li ho fatti con molta approssimazione. Ecco, questo fu un avvistamento precedente. Questo fu un avvistamento che ho avuto nel 79 e riguarda un avvistamento di un. Ma io l'ho fatto pure più piccolo lì, il disegno dell'UFO che abbiamo visto, ma era come minimo il doppio se non di più. Quello che Quasi, c'è adesso scritto. non voglio esagerare, no?
ma quella in quella circostanza era il 31 dicembre del 79. Eravamo una decina di persone, quindi eravamo anche parecchi. Quindi Intervenuto, Capodanno, Capodanno, prego. Capodanno, era Capodanno. Sì, era l'ultimo dell'anno. Infatti, chi l'aveva visto per primo, diciamo, io e un altro, eravamo ragazzi, insomma, allora. E stavamo nel salone della festa però questo, diciamo, non è l'episodio che ti stavo raccontando prima, questo è Ah, un altro. sì. Questo è quello ancora precedente. Va bene, questo è successo, insomma, ripeto, un bel po' di anni prima, quindi maggio 79, l'altro che ti stavo raccontando della collega che mi ha accompagnato, più o meno è dell'82, settembre dell'82. Comunque, questo qui che è stata la prima esperienza di questo genere che io ho avuto insieme ad altri, va bene. È stata notevole proprio per la grandezza dell'oggetto che abbiamo visto. E io quello che ti posso dire, lì l'ho anche disegnato, è quella sorta di croce con un cerchio più piccolino che ho fatto solo sotto quella, diciamo, il fondo di quella macchina, diciamo così, che mi è rimasto impresso negli anni. È un metallo bruciato in una maniera terribile. Quindi si tratta di una macchina che veniva sottoposta a temperature notevoli. Non posso neanche immaginare, neanche il fuoco, come facciamo noi magari, quando uno fa una brace, no? Non è il ferro che si brucia oppure che si scuoisce sulla brace, non arriva a quei livelli. Quindi Massimo, scusami, forse mi sono distratto. Prego. Allora, tu eri in questa macchina, sei stato accompagnato da questa tua collega. Quindi tornando all'altro avvistamento, io ho avuto la fortuna, diciamo così, di essere stato testimone di tre avvistamenti, Massimo, diciamo, Massimo, scusami, prego. Massimo. Andiamo per passo, seguimi, perché altrimenti Certo. io volevo sapere una cosa. Tu La eri per... foto dell'avvistamento di cui No, stavamo no. parlando è quella successiva. No, Massimo, lo so, l'ho capito. Ascoltami, ascoltami, ti prego. Sì. Volevo sapere, tu sei stato accompagnato praticamente a casa da questa tua collega, No, a giusto? casa, alla No. fermata della metropolitana, Sì. io poi abitavo in quell'epoca all'Aventino, quindi avevo ripreso la metro e scendevo la piramide, dalla piramide poi facevo un pezzo a piedi, insomma, e arrivavo a casa. Quindi la collega mi ha accompagnata alla fermata, diciamo, del mezzo utile per poter poi procedere per la mia abitazione. E ci siamo fermati in un parcheggio sovrastante la fermata della metro, quindi dove c'è la stazione della metro, poi c'è una strada di traffico, poi si sale una scalinata che va verso il Palazzo della Civiltà e del Lavoro e sulla destra c'è questo parcheggio un pochino più avanti, insomma, della scalinata e noi stavamo lì e io stavo fumando una sigaretta, insomma. E mentre parlavamo gettavo uno sguardo fuori dal cruscotto, dal vetro davanti della macchina, e siccome, diciamo, era l'ora dell'imbrunire verso le 7, insomma c'era ancora abbastanza luce, però già si intravedeva qualche stellina. E mentre fumavo, gli occhi mi sono caduti casualmente su due piccole lucette, due stelline che stavano proprio di fronte in alto, insomma, parecchio in alto, quindi insomma, neanche è stata una cosa così. Un attimo di divagazione e Ho capito. però all'improvviso ho visto una di queste stelline ha tirato fuori come dei getti di propellente, come se fosse messa in moto. E sono rimasto un attimo perplesso, ma forse sono io che non vedo bene, probabilmente ho un po' di stanchezza, erano circa più o meno verso le 19, ecco, grosso modo. 18:30, 19. Poi invece si è cominciato a muovere, insomma, è iniziato a scendere pian piano e sino a diventare sempre più grande. E a quel punto un sospetto mi è venuto. Sono stato sempre, anche da ragazzo, insomma, diciamo, un appassionato, così. Comunque in qualche modo sono stato sempre incuriosito dal fenomeno UFO. E quindi
detto, ma strana sta cosa che sta accadendo. Mentre la collega parlava, insomma, parlava di solite cose d'ufficio, e questo si è avvicinato sempre di più, è diventato grande. Alla fine è diventato un vero e proprio disco volante che è sceso in prossimità dove eravamo noi. A quel punto ho detto alla collega, scusa, guarda un po' che sta succedendo qui. Che peraltro poi è una persona che su questi argomenti non era completamente avulsa, non era Scusami, Massimo, assolutamente. Massimo, scusami. Prego. Ma la collega che stava accanto, quando tu gli hai fatto vedere quella cosa che si stava ingigantendo così, che cosa ha fatto? Certo. È rimasta di sasso pure lei, è una persona intelligente, insomma, era una donna in gamba, non era una persona molto brillante anche nel lavoro, quindi ha compreso immediatamente della stranezza della cosa e ha acceso immediatamente la macchina e è uscita di corsa dal parcheggio e ha seguito questo oggetto quando ormai era quasi arrivato pochi metri sopra la nostra testa e siamo andati un po' più avanti in un parcheggio molto grande che sta molto vicino al laterale destro, diciamo venendo dalla Colombo del Palazzo della Civiltà e del Lavoro, e l'abbiamo visto praticamente che passava senza fare il minimo rumore sulla nostra testa, appena sopra eccolo questo qui, appena sopra i palazzi antistanti questo, ripeto, questo Colosseo Quadrato. Quindi diciamo, lì ci sono delle palazzine basse. Saranno 5-6 piani, insomma, è una zona residenziale. Quindi diciamo che approssimativamente questa macchina sarà stata ad un'altezza di circa 20-22 metri, non credo di più. Bianchissima, è veramente di effetto, guarda. È svolata pianissimo, con il massimo silenzio, senza ha oscillato un pochino e io ho visto anche degli oblò nella parte superiore, per poi si è pian piano rialzata ed è passata perché è più alto delle palazzine di dove stavamo Ok, noi, nella zona residenziale. questo è il caso 2, giusto quello che mi hai Questo è detto. il caso 2. Noi siamo partiti dal Esatto, caso 1. ed è la guarda, la scena di queste immagini sono esattamente quelle che io ho visto, ma uguali, visto da sotto in quel modo. Poi, siccome queste sono macchine, almeno vedendo anche le foto che ha fatto in questo caso Adamski, no? Sì, sto facendo Si vedere. inclinano un pochino, hanno la cupola alta Sì, e si intravedono facilmente gli oblò. È esattamente quello di Adamski. sto facendo vedere infatti quello di Adamsi, che è molto simile al disegno che hai fatto tu. Sì, beh, il mio è molto approssimativo, Sì. purtroppo non sono un buon disegnatore, ma in realtà era questo. E anche rivedendolo poi nel tempo, Sì. sono rimasto colpito perché io, come ti avevo accennato nella volta precedente, avevo sempre pensato che poi in realtà Adamski, come molti avevano detto peraltro, si avesse immaginato questa macchina, l'avesse costruita lui con dei paralumi, tutte queste belle cose. Avevo dei dubbi da ragazzo quando leggevo, insomma, di questi avvenimenti di questo signore. Però in realtà poi quando le cose si toccano con mano, Sì. e allora è diverso. Magari io quelle rarissime volte che è capitato di raccontarlo a qualche amico, è capitata qualche circostanza, ma ripeto, una volta proprio ogni tanto, insomma. Però quando poi gli dicevo Adamski, la gente diceva, no, è possibile. Dico, guarda, ho avuto la disgrazia di vederlo. Che posso dire? Non posso andare contro me stesso. Massimo, Sì. scusami se ti faccio un po' di fretta, però ho delle cose da chiederti per cortesia. Il caso 3 del 1988, tu hai fatto un disegno dove sei accanto a una macchina e poi c'è una cosa strana. Puoi raccontarmi questa per cortesia? Quella lì è successa praticamente tra il 16, 17 e 18 di agosto dell'88. Avevo deciso di alle 2 di notte, penso, non dormivo, faceva un caldo terrificante. Ho detto, siccome sono stato alpinista per molti anni, insomma,
scritto il crepe alpino, c'ho pure il distintivo, vabbè. E ho deciso, almeno vado in Val d'Aosta. Proviamo a vedere se riesco a fare il bianco, il rosa e il Gran Paradiso. Poi in realtà ho fatto il Gran Paradiso e il Monte Rosa. Il bianco non ce l'ho fatta perché è cambiato il tempo. E quindi alla fine ho tirato lo zaino, ho riempito tutto e sono uscito, insomma. E poi ero sulla Roma Civitavecchia perché chiaramente la strada, diciamo, ottimale per arrivare in Val d'Aosta, almeno da Roma, e fare la litoranea anche da Civitavecchia per andare poi verso Livorno, che c'era su Destrano, insomma, rimane comodo, c'è giusto il passaggio per la Liguria con tutte le gallerie, che insomma, fino a scendere giù verso Alessandria, che è un pochino pischiato. Vabbè, andiamo al discorso. E praticamente, mentre erano più o meno le 3:30, 4 meno un quarto, e vedevo una luce come quella degli aerei quando scendono di fronte, hanno quelle luci che sembrano delle lampadine, non so se ti è mai capitato di vedere, poi magari si muovono, sì. E poi si vedono le luci colorate dietro, sì. Io vedevo queste lampadine chiare che quindi per lì non ci ho pensato, ma era parecchio che stavano in aria, non è una cosa che è stata veloce. Ho camminato, insomma, in macchina abbastanza a velocità accelerata, perché ovviamente non c'era nessuno a quell'ora. C'era una lancia Fulvia Coupé, quindi gli ho tirato un po' il collo per cercare di, insomma, accorciare i tempi del viaggio. E questo è stato lì un quarto d'ora. Quindi poi pensando, col tempo, detto, queste luci in genere vengono con una certa rapidità davanti, ma non che tu te le vedi davanti per un quarto d'ora. Quindi sta macchina stava lì, o guardava verso di me, o aveva puntato proprio sull'autostrada. Questo non l'ho mai capito. Fatto sta che a un certo momento questo oggetto si è cominciato ad avvicinare, è sceso verso la mia sinistra, alla sua destra, e questa è una cosa incredibile. L'ho vista atterrare come una farfalla. Non è che è sceso planando, assolutamente niente. È sceso tranquillo e si è appoggiato come fosse una farfallina, neanche un elicottero, un elicottero è già più goffo. Questo è sceso con una dolcezza incredibile, peraltro trasparente, completamente trasparente. Io lì l'ho disegnato in una maniera, insomma, molto discutibile, però la parte dietro era molto più alta e si avvolgeva sia da un lato che dall'altro. E aveva queste luci colorate, rosse, blu, verdi, che andavano in intermittenza. Non si è sentito il minimo rumore. È passata qualche macchina, nessuno si è accorto di niente, Di fianco, dove era atterrata, c'era un magazzino in legno degli attrezzi. Non ha sentito niente nessuno. Da quel magazzino non è uscito nessuno, perché chiaramente il contadino, che quello era un prato dove era atterrata, va bene, un prato a fianco dell'autostrada in direzione Roma, e io sono sceso, ho parcheggiato la macchina, mi sono fermato, sono salito su un terrapieno, stavo dall'altra parte della carreggiata e lo guardavo questo oggetto che senza fare il minimo rumore, con queste luci a intermittenza, ho detto la cosa che posso fare è fotografarlo. Avevo la macchina fotografica nello zaino, sono sceso, e anche se la macchina l'avevo messa in fondo al sacco, ho detto, mo provo a prenderla, ma alla fine ho avuto delle difficoltà. Poi ho cominciato francamente a avere un po' di paura, perché ho detto, sto qui da solo, non c'è nessuno, dovrei attraversare l'autostrada, a quest'ora con una luce che era tra il giorno e la notte, macchine andavano a 180, perché quella grosso modo a quell'ora era velocità. Che faccio? Chi trovo? Che succede? E alla fine ho chiuso tutto e me ne sono andato via. All'uscita del casello, che era 2 chilometri più avanti, l'ho detto al casellante, il quale a quell'ora di notte, insomma, stato di mattina presto, era un pochino, diciamo così, pure lui stanco, insomma. Ma guardavo con gli occhi sbarrati e io ho detto, ma che c'è una scuola di deltaplani, qualcosa del genere? Dico, quindi mi ha detto no,
Guardi, allora è atterrato il UFO in direzione Roma, su un prato a 2 km da qui. Se vuole può chiamare qualcuno, a quel punto ho pagato e me ne sono andato via. E forse ho fatto un grosso errore, perché se avessi fotografato tutte queste belle cose, però nella consapevolezza di tanti accadimenti che ci sono, ho preferito non lasciarmi Ho prendere da capito. fattori emotivi più Massimo, pesanti. io adesso devo concludere perché ho delle persone che devono parlare anche loro, ma ti prometto che ti darò spazio ulteriore qualora avessi la necessità, perché tu hai detto una cosa che mi ha commosso, hai detto che sei stato tanti anni con questa cosa dentro e finalmente sei riuscito a trovare un'isola felice di persone Sì, dove è vero, è condividono questa vero. cosa. Adesso ti ho Lo chiamato, no? scopo della nostra trasmissione, oltre a collegare le persone in altre dirette, a consigliarmi di vedere altre dirette, lo scopo è quello di condividere, e una volta una persona mi ha detto: Giorgio, io ti ringrazio perché io da 40 anni che mi sentivo questa cosa dentro, non l'ho mai confessata a nessuno per paura. E quando ho scoperto che una persona dall'altra parte dell'Italia ha avuto la mia stessa sensazione, la mia stessa cosa, io ho scoperto che allora una verità c'è, quindi io ti ringrazio tantissimo. Certo. Quindi lo scopo di questa diretta è condividere, non far sentire le persone sole. Abbiamo anche delle associazioni, io dico sempre. Sfruttiamo il CUN in una situazione di aggregazione in termini di avvistamenti. Ci sono, hanno creato delle belle realtà serie dove non ci sono fanatismi, dove si studia il fenomeno, non si ci crede a priori. E quindi, possiamo creare una grande associazione, possiamo fare skywatching, in collettività. Ad esempio, abbiamo fatto una bella iniziativa con il CUN dove tutti ci siamo collegati in tutta Italia e tutti guardavano il cielo durante il Ferragosto. E ognuno con la chat di WhatsApp si collegava e mandava le foto. È stata una cosa bellissima. Quindi non sei solo, sei con noi. Spero che tu ti trova sempre bene. Questo mi fa piacere. Ho anche delle sorprese per te, proprio per te. Perché Ah, grazie. c'è Alfredo in diretta e stiamo organizzando una diretta con Pinotti e ti inviteremo in maniera video con Pinotti, così finalmente potrai parlare con lui dopo aver Ah, fatto. sarebbe molto piacere, Roberto, è parte della mia infanzia. Sì, e quindi Quindi, cioè, della praticamente. mia infanzia abbiamo più o meno gli stessi anni. Sì, Insomma, ti farò lui questo ha piccolo 4 anni in più di regalo, me. ti faremo questo piccolo regalo. Ok? Cioè, vabbè, questa è una cosa molto piacevole e ti ringrazio davvero, insomma, ecco. E detto questo, io adesso ti devo salutare perché purtroppo ho altre persone che, no, purtroppo, scusa, per fortuna ci sono persone che vogliono raccontare anche loro la loro storia. Quindi, diciamo Io che. solo una cosa posso aggiungere sulla Certo. quale ti lancio così un messaggio, poi ti lascio su cui soffermarti un momento a pensare. Siccome Adamski parlava di questi signori, di queste navi che erano venuti da Venere e da Saturno, cosa inverosimile in effetti, prova a pensare, se per caso queste macchine che sono in grado di trasgredire i principi einsteiniani del superamento della velocità della luce, quindi possibile, e quindi alterano il tempo, questa gente molto probabilmente potrebbe venire o da un futuro o da un passato, cioè nel momento in cui noi siamo in situazioni diverse di spazio e di tempo relativamente ai nostri pianeti di riferimento, cambia tutto. Conseguentemente, noi non possiamo mai sapere chi incontriamo nel vuoto, se qualcuno che viene da una realtà davanti del futuro o del passato. Perché lì la relatività cambia completamente. Io ho fatto un po' questi ragionamenti, forse per cercare anche di giustificare le affermazioni di Adamski. Quindi probabilmente questi signori o vengono da un universo parallelo, o molto probabilmente da una realtà molto più antica, io questo penso, molto più antica, in cui Saturno e Venere probabilmente erano realmente abitati.
che in una condizione di spazio-tempo alterato possono sembrare attuali, perché anche io ho visto una macchina che un signore ha visto nel 1955. Ecco, tutto qui. Capito. Va bene, la risposta cercheremo di darcela piano piano, proseguendo col nostro studio e con la dedizione che portiamo avanti. Va benissimo. Va bene? Ti Va saluto, un bene. abbraccio Massimo. Anche a Ok, te. ciao. Ti salutano tutti Grazie. qua ti salutano tutti e ti Senz'altro. ringraziano per la tua esperienza. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Beh, come vedete, amici miei, è toccante questa cosa, perché Massimo è una persona seria, una persona grande, cioè chiamare diciamo, dei perfetti sconosciuti e raccontare una cosa così privata, io devo dire che merita tanto rispetto e cercherò di fargli quel regalo lì, gli farò quel regalo, cercherò di metterlo in contatto e fare una diretta, una partecipazione. Vediamo un po' diciamo, è tutto in mano ad Alfredo, vediamo Alfredo cosa ne pensa. Detto questo, noi dobbiamo andare avanti. Io vi ricordo come sempre che il numero è sovraimpressione, potete chiamare anche in forma anonima e possiamo raccontare un sassolino. Pronto? Pronto Giorgio, buonasera, sono Katia. Ciao Katia, tutto bene? Hai Sì, qualche, non bene, hai tu grazie. non hai raschi in gola, non c'hai niente, stai bene, tutto a No, posto? No. no, no, Eh no, tutto perché le bene. persone di prima avevano delle difficoltà, diciamo, di io te lo dico, vuoi un bicchiere d'acqua prima di iniziare, vuoi qualcosa? Dimmelo, eh? No, va tutto bene, Meno forse era un po' di emozione, può darsi che capiti anche a me, speriamo di no. male. Sarà l'emozione che mi ha fatto venire un attacco d'allergia incredibile, però sarà anche l'emozione. Va Ah, bene, vabbè. detto questo, torniamo seri, Katia. Sì, certo. Dimmi tutto, dimmi perché sei qui con noi. Certo. Allora, dunque, io vorrei parlare di alcune mie esperienze. E la prima in particolare risale a circa 4 anni fa. Percorrevo in macchina una strada di campagna per raggiungere la mia abitazione. Erano circa le 21 di sera. Intanto aspetta, scusami, dove eri intanto? Dove stiamo Io parlando? chiamo dalla provincia di Bari, da Monopoli. Sì, tu in quel giorno di sera dove Stavo in macchina, ero in una strada di campagna, Ecco. stavo raggiungendo la mia Ok, e come abitazione. si chiama sta campagna? Non si può sapere. La campagna è, non so, lì si chiama Contrada Petrarolo. Contrada per lavoro. Comunque siamo nella Puglia, giusto? Siamo d'estate, verso le Sì, 21 di no, sera. dunque, più o meno era, non ricordo precisamente, forse a cavallo tra fine estate e inizio autunno, qualcosa del genere, più o meno. Ho capito, comunque siamo. Va bene, ok. Che è successo allora? Tu eri in macchina, stavi tornando dal lavoro? Sì, esatto. E Sì. quindi raggiungevo la mia abitazione, come ho detto prima, erano circa le 21 e ad altezza muretto di pietra vedo due lucine, tipo gli occhi di un gatto, ecco, tipo gli occhi del gatto di notte che brillano, proprio due lucine così. E niente, vado oltre, vado a casa pensando appunto che fosse un gatto. Ok, aspetta, ora fermati un attimo. Sì. Tu sulla muretto pietra intendi praticamente quella specie di guardrail naturale che si fa con le Sì, pietre, giusto? esatto, Esattamente. sì, No, io esattamente. conosco perché vengo dalle campagne, quindi so di che cosa parli. Sì. Allora, e questi occhi erano sul muretto, dietro il muretto, a che distanza erano quelli? Erano sul muretto. Quindi Erano sul muretto, come erano appunto. se ci fosse un animale, insomma, fermo lì, come se ci fosse un gatto, ecco, Ecco, una cosa più. e cosa ti fa pensare che non era un gatto? Cosa che ti ha fatto capire che era una cosa anomala? Allora, la prima sera sono andata oltre pensando fosse veramente un gatto. La seconda sera ho cominciato ad avere un po' di dubbi perché sto gatto che fa tutte le sere alla stessa ora, sempre nello stesso punto.
Comunque anche la seconda sera sono andata avanti, la terza sera ci sono andata col pensiero, quindi avevo memorizzato il punto dove questo accadeva e mi sono fermata con l'auto, ho spento i fari perché magari poteva essere anche un riflesso, una cosa, quindi ho spento anche i fari, ho fatto gli abbaglianti, ho anche suonato il clacson, per vedere se questa cosa si muoveva, se aveva, non so, insomma, non sapevo neanche io che cosa pensare in realtà. Comunque queste luci non si sono mosse minimamente, ma la particolarità è stata che a un certo punto ho abbassato il finestrino bene, ho tirato fuori la testa, a quel punto non vedevo più le lucine e quindi lì ho capito che c'era qualcosa di anomalo. Questo è Ma successo. questi occhi facevano parte di una creatura che al buio ovviamente non si vedeva. La cosa più illuminante erano gli occhi perché i fari sparavano verso questi occhi. Esatto, ma quando poi ho spento i fari, le lucine si vedevano comunque. Ah, ok. Quindi E non erano rifrangenti, emanavano per luce propria. questo io poi domani mattina mi sono fermata di giorno per vedere se magari c'era qualche cata rifrangente, non so, un palo con una cosa che magari poteva brillare la notte, ma ho visto che non c'era assolutamente nulla, c'è solo pietre, terreno e alberi, neanche abitazioni, c'è il nulla più totale, quindi era veramente strano, insomma. E poi la particolarità di questa cosa è che è andata avanti per 2 mesi, 2 mesi, 2 mesi e mezzo, e poi non si è più verificata. Io voglio dirti una cosa, la descrizione erano molto grossi questi occhi, che Come un gatto, uguale, un uguale. animale insomma che sì. Vabbè, comunque andiamo avanti allora. Ok. C'è questa anomalia che tu poi quando cerchi di spegnere per andare a vedere che cos'è, automaticamente scompare questa situazione. Esatto, come tiravo fuori la testa dal finestrino, tutto spariva. Io poi non mi sono azzardata a uscire di sera, di notte, diciamo, fuori dalla macchina, perché vabbè, insomma, ho evitato, Ho capito. mi era bastato quello, insomma, Ho ecco. capito. Poi andando avanti, ok? Quindi, andando avanti, dopo qualche tempo, stavo dormendo di notte, in piena notte mi sveglio. E sento dei passi rimbombanti fuori dalla finestra di camera mia e sento due voci parlare tra di loro, però avevano prima di tutto una lingua stranissima e poi avevano una specie di metallico in questo parlare, ecco, non erano voci limpide, ecco, avevano qualcosa di metallico. Comunque, diciamo, quella notte ho pensato che magari ero in dormiveglia, insomma, non ci ho dato tanto peso. Dopo qualche giorno, sempre di notte, notte fonda, mi succede di nuovo la stessa cosa, solo che questa volta mi alzo, vado alla finestra, apro e cerco di vedere queste due persone di cui io sentivo anche i passi, cosa strana, perché comunque fuori c'era terreno e poi era anche abbastanza impraticabile perché c'erano pietre, ciotole dei gatti, insomma c'era un po' di tutto. Diciamo che è un Quindi terreno esatto, brullo, quindi non lascia il rumore del passo, non si sente. esattamente. Poi è anche una proprietà privata, quindi per entrare cioè, devi passare per forza dalla parte di avanti dove c'erano 3 cani e quindi nessun cane ho sentito di abbaiare, io quando sentivo i cani comunque mi svegliavo, no? Certo. E invece in quel caso no, assolutamente silenzio totale, ho aperto la finestra e non c'era nulla di nulla, proprio il buio pesto, niente. Quindi anche questo, diciamo, è stato un altro evento molto strano. E l'unione di questi due eventi, sinceramente, io li ho correlati in qualche modo, hanno scattato in me, diciamo, una ricerca molto grande, uno studio approfondito, ho fatto tantissime ricerche.
E tutto questo ha creato in me un grande risveglio, mi ha cambiato proprio dalla Z, quindi la conoscenza di tantissime cose. Katia, io ti Sì. chiamerò per una seconda puntata, perché con quella seconda parte la voglio approfondire meglio, perché tra l'altro le foto che mi hanno dato non sono state accettate, cioè è come se fossero censurate, non capisco perché. Ah, E ho capito. quindi le devo prendere, le devo acquisire in un altro modo, quindi ci faremo una puntata a parte sul dossier che mi hai spedito, però volevo concentrarmi su qualcosa. Qualcosa, ho mille domande, amici, anche voi che siete in diretta, se avete avuto esperienze del genere, di sentire dei passi strani con queste voci invecchianti, possiamo aiutare adesso la nostra amica, magari se ci sono delle testimonianze simili. Io, Katia, quello che voglio dirti è, ma queste voci che, allora, i cani non si sono svegliati. E se, di solito il rumore dei passi non si sente perché la terra è brulla e quindi a limite Sì, infatti. sprofondi, e invece tu sentivi dei passi Sì. come se fossero diciamo, Rimbombavano, come se fossero dentro la stanza, proprio quasi. E poi volevo dirti anche un'altra cosa: qua li chiamano forse sardo i signoretti. Forse sono delle entità di campagna in Sardegna, magari spiegacelo Ilaria, magari scrivi che magari lo leggo, se tu lo scrivi io lo leggo. Qua dicono, forse hai Interessante. visto dei alimentari, non so come si dice in italiano, dalle mie parti in giungla brasiliana ci sono delle leggende di spiriti elementari, possono sembrare ibridi tra cane e gatti. E altri animali che sono guardiani della giungla. A volte succede anche loro di venire dove gli uomini, il paese, città. Io quando ho parlato con te, ti ho fatto delle domande mirate, ti ho detto, tu non hai avuto mai sogni, incubi No, ricorrenti, non c'è mai, stato, non ti sei mai sentita durante la notte la coperta tirata da qualche parte. Comunque, dopo quegli eventi lì, non hai avuto nessuna sensazione, perché il tuo sembra un caso di adoption. E praticamente in Sicilia di sempre in campagna, comunque, si chiamano così dalle nostre parti, ma sono diversi. I signoretti conosco, così si chiamano dalle nostre parti, ma sono diversi. In Sicilia sempre in campagna, però sono spiriti di forma umana. Allora, qua ci stanno arrivando queste sensazioni. Io, le tue caratteristiche sembrano caratteristiche di adoption. Perché proprio avvengono queste cose, i cani non abbaiano, arrivano queste entità, ma tu poi non hai subito nessuna conseguenza riguardo a questo, giusto? No, Quindi io ho no. pensato che forse tu eri curata, cioè significa che tu eri guardata a vista, perché evidentemente da quelle parti dovevano fare qualcosa. Perché se non è successa un'azione, dopo quella cosa lì non è successo, diciamo, un'azione di rapimento, evidentemente forse l'obiettivo non eri tu. Magari tu in queste campagne, infatti io ti dissi, c'è qualcuno in queste campagne dove è particolare, oppure dove hai parlato, hai potuto incuriosirti su qualcuno un po' particolare? No, in realtà no, anche perché non ho abitato molto in quella zona e poi comunque non c'ero mai, praticamente ci andavo solo di sera, quindi quelle due persone che conoscevo comunque non erano persone con cui si poteva parlare magari di queste cose, insomma, quindi, ma sinceramente neanche ci ho pensato a chiedere qualcosa. Perché la Devo sensazione che ho è come se loro stessero davanti alla porta tua perché volevano fare da palo, cioè il fatto che essere sincera. è sempre qualcosa legato all'osservanza, no? È come se loro osservavano te. Sì, infatti, sì. Gli occhi erano di nuovo verso di me, i passi erano dietro la mia finestra, cioè, Quindi è mi lascia vero. pensare che tu non sei, cioè è come se dire, stiamo attenti a questa che noi dobbiamo fare dell'altro. Boh, che ti devo dire? Comunque, io diciamo sono una persona che sono sempre stata aperta
diciamo, storie paranormali, non ho mai messo dubbi in questo senso, quindi non so, sono anche una, diciamo, sono anche una che osserva molto, mi piace guardare il cielo continuamente, ho una specie di ossessione per il cielo, non so, comunque dopo questi due eventi ho avuto tre avvistamenti, Sì, tu mi hai forse portato un così. dossier molto cospicuo, infatti io volevo farlo vedere la prossima trasmissione, ti chiamavo. Ma quelle non sono navicelle, non credo proprio, penso che siano altre entità, credo. Invece quelle che ho visto con gli occhi miei, perché quelle lì che vedi sulle foto, io non li vedo d'occhio nudo, si presentano. Invece quelle che io ho visto, cioè le ho viste con gli occhi, erano proprio navicelle. Quindi hai avuto anche un caso di incontro ravvicinato del secondo tipo, del primo tipo, diciamo, avvistamento, giusto? Sì, ne ho avuti tre. Uno è successo poco dopo l'ultimo evento, cioè quello dei passi e delle voci. Ho visto una navicella bianca, lucida, era proprio a pelo dell'acqua del mare, era proprio sul pelo dell'acqua e girava in senso antiorario. L'ho vista qualche attimo, poi anche lì ero in macchina purtroppo. E si sono piantati in avanti una serie di alberi e quando ho potuto rivedere purtroppo non c'era più. Questa è stata la prima, il mio primo avvistamento. Invece il secondo, stavo camminando a piedi, erano circa le 2 di pomeriggio e era un palazzo di 5 piani. Sopra questo palazzo ho visto un piccolo disco, non era molto grande, diciamo, posso affermarlo per il fatto che era completamente, si vedeva proprio il sole che ci batteva sopra, quindi non credo fosse molto grande. Poi comunque non era tanto distante da me, vedevo che era abbastanza piccolo. E poi un altro avvistamento, è stato sempre di pomeriggio, verso le 3 forse, così. E questa volta era una navicella sigariforme, era grigio chiarissimo, e stava proprio sulla mia testa. E poi pian piano lei volando mi ha superato, quindi andava avanti, io la seguivo con lo sguardo, e ho preso anche il telefono, le ho fatto una foto, ma sulla foto purtroppo non è uscito nulla. E niente, poi lei ha continuato a volare, ad andare avanti, fino a che poi è sparita. Al mio sguardo non l'ho più vista, insomma. Guarda, molto interessante le tue storie, sono veramente due esperienze, sono veramente interessanti. Qui stanno consigliando di vedere altri relatori che sono massimi esperti. Cosa vi devo dire? Finiamo questa trasmissione e andiamo a vedere gli altri esperti, va bene? Allora, Ilaria è molto calmante, non è? È molto calmante non essere l'unica e niente, quante stanno dicendo che nelle campagne avvengono a volte queste entità, dicevo poco fa, perché la coperta strattonata? Perché molto spesso nei casi di adoption ci sono delle caratteristiche che ritondanti, no? Che arrivano sempre, tipo ci sono persone che si sono svegliate tipo vestite al contrario, tipo il pigiama era messo totalmente al contrario. Oppure, io non credo, se tu non abbia problematiche di sonnambulismo, mi sembra veramente difficile che una persona possa praticamente svegliarsi la mattina in questo stato. Oppure persone dove si ritrovano, durante la notte si ritrovano tirate. Quindi il passaggio che c'è fra l'ufologia e il paranormale riguardo l'entità è molto sottile, però c'è una definizione. Io credo che il tuo o è un caso da adoption mancato o tu servivi solo da vedetta, nel senso che dovevi essere curata, guardata, osservata per cercare di fare dell'altro. E poi queste entità, questi avvistamenti che hai fatto sono molto particolari. Comunque, tu mi senti? Ti sento sempre male comunque, Katia, ti sento un po' male.
Senti. questa zona, sì, purtroppo questa zona è così, non posso farci nulla. Poi c'è la nostra amica Alvina che viene dal Brasile. Lei sta dicendo che nel Brasile è molto comune questa cosa di essere osservati da questi esseri che vivono nelle foreste, con questi occhi qui, questi occhi di animale. Ci sono persone che confermano e dicono che non sono animali che stanno lì a guardarti, dice che sono entità antropomorfe, molto simili anche ad un aspetto, sono animali antropomorfi, ecco, come entità. E quindi Ho vengono. capito. Io non ho visto nulla, cioè comunque questa cosa qui, se c'era, non si è mossa, è rimasta lì immobile, cioè io ho suonato, ho abbagliato, cioè più di quello non è che potevo fare. E quindi, cioè, era strano comunque. E poi per 2 mesi, 2 mesi e mezzo, sempre questa scena, anche se non era troppo buio, lo stesso. La nostra amica Antonella sta dicendo una cosa interessante, ma non potrebbe essere che sia contesa tra due razze? No, questo è interessante come punto di vista, non ci avevo pensato. E praticamente, che ne sai se magari erano diverse? Quelle erano un modo e quelle erano dell'altro. Questo è interessante, questo punto di vista. È da rifletterci comunque. Comunque, io volevo dirti, ci sentiamo per la prossima volta e magari facciamo vedere anche tutto il dossier. Va bene? Che ne pensi? Sì, va bene, ok, sì, per me va Io benissimo. ammiro, apprezzo il tuo coraggio, io ti ringrazio perché Ce veramente. n'è voluto abbastanza, non è cosa di tutti i giorni. E io infatti, io apprezzo e ti ringrazio per aver Grazie a voi, condiviso con grazie noi e soprattutto per aver scelto me. Per questa condivisione, perché ti ripeto, è sempre più difficile trovare persone e gruppi dove non hanno giudizio. E penso che questo sia uno di quelli. sì, è vero. Comunque, al di là di questo, io ti saluto e ci diamo un prossimo appuntamento per cercare di approfondire di più quel dossier che mi hai mandato. Ok? Ok, va bene. Ti chiedo Buonasera a tutti, scusa. Ti grazie chiedo scusa Giorgio. perché non sono riuscito ad aprirlo per motivi che poi magari poi ti dico. Va bene? Sì, va bene, va benissimo, ok. Beh, amici, come vedete non è facile, è veramente interessante questa cosa. Quindi, se avete delle notizie, se avete delle cose, ho avuto esperienze simili a quelle di Katia, potete scriverle, magari le condividiamo, perché ci sono dei punti di vista interessanti. Non avevo mai immaginato la cosa che magari potevano esistere diverse razze, diciamo, che potevano contendere, perché no? E quindi è affascinante questa cosa. Quindi, cosa ne pensate? Fatemi sapere. Alcune entità si manifestano in periodi di avvistamenti UFO. In Brasile questi occhi li hanno visti in tanti, in periodi dove ci sono stati avvistamenti UFO, in Virginia, Amazzonia e in un villaggio. Un'altra chiamata. Pronto? Ciao Giorgio, Ciao! buonasera a tutti quanti, ecco bene. Buonasera, ciao. Come va? Tutto bene? Bene, bene, sì, dai. Tutto bene. Allora, dimmi un po'. Allora, ti ringrazio intanto per aver chiamato. Sicuramente per aver chiamato questa trasmissione hai qualcosa da raccontare anche tu, no? Da confessare anche tu. E perché no? Quindi, io adesso ti do. Se mi vuoi raccontare qualcosa, vuoi parlare di qualcosa, dimmelo. Noi siamo qui ad ascoltarti. Sai come funziona, Certo. mentre tu parli, le persone praticamente raccontano delle esperienze simili oppure possono dare dei consigli, perché è lo scopo di questa trasmissione. Dimmi tutto. Allora, io ho questo dono da quando ho 6 anni, vedo i trapassati. E all'età di 6 anni è venuto a mancare un
collega di mia mamma, lei subito dopo il termine del suo lavoro era andata in ospedale, o non mi ricordo di preciso dove, comunque era andata da lui e dalla sua famiglia a vedere come stavano, e mentre lei è tornata a casa, appena lei è arrivata a casa, io gli ho detto che era morto, se lei sapesse che era morto questo suo collega. Poi mi sono girato e l'ho vista che aveva le lacrime agli occhi, quindi ho capito che lo sapeva già, insomma. Ma tu sei un sensitivo, cioè tu hai detto che percepisci e vedi praticamente i trapassati. E io vedo, li percepisco, vedo anche tratti somatici, colore degli occhi. Sì, ma da che cosa lo evinci che sono trapassati? Cioè sono dei conoscenti defunti oppure sono persone comuni? Come avviene la cosa? Non ho capito, scusa. Sono delle persone che tu conosci, sono persone sconosciute, come avviene il contatto? Come avviene? Ma allora, non essendo più nel mondo fisico, il contatto avviene semplicemente per un dono che una persona ha. Quindi che siano amici, parenti o persone vissute nel 1600, li vedi comunque, sei questo dono. Quindi dipende, io poi ho visto mia nonna all'età di 9 anni che è morta e ho cominciato a vederla per un periodo, poi non l'ho più vista perché qui si entra nel discorso reincarnazioni, quindi vabbè. Quindi sì, non sono solo parenti o comunque persone che conosco, ma anche persone che non ho mai visto nella mia vita. Ho capito. E dimmi una cosa, ma tu hai fatto delle... Tu hai detto che è un dono, perché da quando avevi 6 anni che hai questa capacità. Ma sì. Tu l'hai affinata, hai fatto degli studi... Come se, adesso hai quanti anni hai, soprattutto? Ti sento giovane comunque. 19 anni. E tu hai convissuto da 6 anni a 19 anni sempre con queste capacità? Sì, non ho mai studiato niente, andando avanti con l'età si sviluppavano sempre di più, molto probabilmente anche per la consapevolezza che apprendi durante la vita, e quindi dal vederli o sentirli sono passato a vedere il colore degli occhi, il colore dei capelli, sentire le loro voci, odori, profumi. Diciamo che hai affinato la vista. Esattamente, ho affinato la vista. Ho capito. E c'è qualcosa che ti ha sconvolto, qualcosa che... Perché ti ripeto, forse crescendo ci è diverso, ma se... Non so, c'è qualcosa che ti ha preoccupato? Guarda, sconvolto no, perché sono cresciuto, quindi anche quando ho visto il peggio non mi ha mai sconvolto in quanto comunque vivendoci con questa cosa di vedere cose che spuntano in pratica da un momento all'altro, o guardi un punto, ti giri un secondo per rispondere a un amico, a tua madre, ti rigiri nel suo punto e vedi questa cosa, non mi ha mai sconvolto niente. A volte c'è stato un po' di ansia, in quanto figure comunque oscure nella penombra di sobbalzo vengono fuori, quindi un po' di ansia, ma i primi 10-15 secondi, poi... Dimmi una cosa, ma ti dicono qualcosa queste entità o è solamente una visione? Ti comunicano qualcosa? Hanno, come posso dirti, hanno un rapporto con te, interagiscono, oppure sono solamente visioni? Sì, molti si limitano semplicemente a farsi vedere o con gesti, e molti altri ancora invece parlano con te perché cercano qualcosa da te o in generale,
come mi è successo in una casa, che praticamente avevo 12 anni, forse 12 anni, e ogni notte, categoricamente, io sapevo che entrava questa presenza e sgraffava nelle mie cose, non rivolgendomi la parola, semplicemente dicendo ad alta voce: devo cercare, devo trovare. Quindi, però, a paura no, mai avuto paura, nemmeno quando ho visto le cose peggiori. Cosa hai visto di cose peggiori? Ce lo vuoi raccontare? Tanto sei in forma anonima. Sì. Guarda, mi è capitato spesso di vedere e avere comunque con contatti con figure basse per case in cui sono abitato. Per esempio, in una casa io vivo con i miei cavalli, e in una casa una notte siamo arrivati, abbiamo visto i cavalli fuori dal box della casetta dove vivono loro, in fondo, e visto che faceva freddo e loro di notte entrano, ci siamo affrettati ad andare a vedere che cosa fosse successo, perché erano proprio spinti nell'angolo, no? Quindi quasi per scappare da qualcosa, siamo entrati nel box per vedere se c'erano, sai, volpi, faine, qualcosa, perché siamo in campagna, quindi può essere. E abbiamo sentito queste due presenze nelle vicinanze, quindi io sono uscito anche un po' alterato, diciamo, e ho visto queste due donne sul tetto del box, una bionda e una mora, e io ho avuto un contatto con loro, in quanto con la mente comunque pari, perché tu puoi parlare sia con la voce che con la mente, dipende da come anche loro si approcciano a te. E ho capito che loro hanno preso una scelta di vita diametralmente opposta a quella della luce, quindi hanno posto fine alla loro vita per liberare qualcos'altro rispetto a Dio. Quindi si sono suicidate per pregare dell'entità da un'altra parte, per venerare il male, ecco. Certo, non deve essere facile. Comunque, mi stanno dicendo una cosa, la nostra amica Laura dice, ma come hai vissuto la cosa del Covid? Questi decessi, tu come li hai vissuti? Hai avuto per caso dei messaggi, delle cose? Sai, c'è stata gente che ha avuto un funerale. Sì, certo. Io ho un collaboratore diciamo nel mondo dello spirito, che è neutrale, non è mai nato come gli angeli, per farvi capire, e lui un po' di tempo fa, quando mi era successa una cosa che mi aveva un po' scioccato, di una morte, mi aveva espressamente detto, e poi me l'ha ridetta durante il Covid: nella morte c'è la pace. Quindi io vivo il discorso morte come un percorso della vita, cioè nel senso, io muoio ma non vado in un posto orribile, non provo più dolore, non provo più, non so più cosa sono i vizi, i peccati, le cose brutte che ci sono in questo mondo, che abitano questo mondo, perché il mondo è abitato anche da cose brutte. E quindi sono consapevole del fatto che quando una persona trapassa, va in un posto sereno, se chiaramente nella vita lui è stato
una persona degna di andare in un posto sereno, anche perché sono della filosofia che uno quando muore nell'oltre trova quello in cui crede. Quindi se lui non crede in niente, non incontrerà niente. Se lui crede nel paradiso con gli angeli, con gli angioletti, con le ali spiumate, e troverà quello. Se uno crede nell'inferno, con i diavoletti, queste cose qua, troverà quello. Ho capito. Volevo dirti, Paola fa una domanda. Posso chiedere se ha capito perché queste entità restano ancora a terra? Cioè, perché sono ancora ancorate, sì, ancorate, certo, a terra? Sì. Certo, queste entità rimangono nel piano terrestre, quindi non sono né fisici né completamente passati oltre, perché hanno o da scontare qualcosa o hanno qualcosa che li lega. Quando per esempio uno muore e i familiari iniziano a dire no, tu non devi andartene, tengono addosso oggetti del defunto come felpe, bracciali o cose del genere, si legano e legano il defunto al piano fisico. Quindi bloccano in pratica la sua ascesa o discesa che sia. Oppure invece per un discorso più complicato, nel senso di se tu sei una persona che nella vita ha compiuto omicidi, stupri, cose del genere, tu ti ancori alla vita, alla terra, perché godi delle persone che fanno ciò che hai fatto tu. Quindi queste persone si attaccano, questi spiriti che hanno per esempio un assassino ucciso, questo spirito di assassino si attacca ad uno che uccide, perché si nutre della stessa energia con cui... Ah, ho capito, quindi lui mantiene quella forma pensiero e quando trova qualcosa di simile non fa altro che diventare un simbionta praticamente. Esatto. Ho capito. Senti, dicono se riesci a sentire, a vedere anche attraverso strumentalizzazioni, strumenti come computer, telefono. Non mi servono, questi strumenti, perché secondo me questi strumenti li usano per esempio quelli che fanno, come si dice, sono quelli che lavorano con i suoni, quindi metafonia e quelle cose lì, perché vogliono capire bene, ma io sentendoli non ho bisogno di questo, di cellulari. Spesso mi è capitato di fare delle foto con il mio cellulare, che ho cambiato 16 cellulari nella mia vita, quindi le ho perse quasi tutte, tranne un paio. Però sì, non uso questi mezzi, ecco. Okay. Uso... Sei molto più sugli organi di senso, ecco, più che altro. Sì, sì, sono molto più sugli organi di senso. Ho capito, capito. No, è interessante. E, guarda, io ti ringrazio della tua testimonianza. E se ci sono ancora delle cose che vuoi raccontare, noi siamo qui. Ce ne sarebbero molte. Piano piano, non ti preoccupare, abbiamo tante puntate. Siamo alla 22esima, possiamo arrivare alla 50esima. Io neanche ci credevo che arrivavamo alla 22esima. Io pensavo di farne 5-6 e invece siamo arrivati a 22, quindi incredibile. E un'altra cosa, queste entità, Alberto dice, queste entità fanno scomparire gli oggetti che hai in casa? Allora, quella è un'altra cosa, non vorrei dire una bagianata, però quello secondo me si parla più di poltergeist. Però, cioè, allora, gli spiriti sono migliaia, ognuno ha una vita, ha avuto, scusa, una vita, un passato, una modalità.
alcuni scelgono di fare il poltergeist, quindi sì, nascondere oggetti, aprire cassetti, queste cose qua. Alcuni invece scelgono di seguire i propri parenti. Altri, come dicevamo prima, si attaccano a persone che hanno fatto le stesse cose che hanno fatto loro in vita. Comunque mi è capitato, sì, però quello è un'altra cosa. Quadri che volano, mi sono capitati in una casa molto 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 particolare, quadri che volano, cose che si aprono, sì, comunque sì, assolutamente. C'è Mario che dice: hai avuto conferma dell'esistenza di Dio? Allora, io ho una filosofia, in quanto conoscendo il bene e anche il male, credo che esistano entità, quindi tu vuoi chiamarlo Dio, Allah, Yahweh, Krishna, esiste qualcosa di superiore. Io non ho mai avuto contatti con Dio, Cristo, forse perché non sono molto legato alla cristianità in sé per sé proprio, però so che Dio c'è, come so che ci sono gli angeli, come so che ci sono i demoni, come so che c'è Satana, perché se esistesse solo Dio, Dio non avrebbe senso di esistere, in quanto non avrebbe niente con cui scontrarsi, come se esistesse solo il male, non avrebbe senso, perché il male, se fosse unico, sarebbe il bene. Ho capito, sì, ho capito cosa dici, il dualismo, sì, ho capito. Esatto, dualismo, sì. Esattamente. E, va bene, l'ultima domanda. Alberto, giuro che è l'ultimo, ok? Va bene? L'hai promesso, Alberto, mi raccomando. E Alberto Oliva dice, ultima domanda, sono in grado di evolversi come ci evolviamo noi? Riescono a comprendere eventuali loro errori oppure sono come delle energie statiche? Allora, demoni e angeli sono mai nati, quindi sono puro spirito, non hanno... per esempio, perché un demone brama il corpo umano o un angelo è interessato al corpo umano? Perché non essendo mai, come si dice, stati carne, quindi non avendo mai provato le sensazioni, quindi il caldo, il freddo, la rabbia, l'amore, chiaramente diavoli sanno cos'è odio, lussuria, ira, però tutte le cose che fanno parte di loro, ma loro non sanno cos'è l'amore. Gli angeli invece sanno cos'è gioia, amore, ma non sanno cos'è odio, e non sono nemmeno interessati a saperlo gli angeli. Quindi sono già loro evoluti, cioè non c'è niente sopra loro. Cioè loro sono il culmine, chiaramente poi c'è Dio che è la massima forma, però oltre angeli e arcangeli, serafini, non c'è un'evoluzione in quanto loro sono puro spirito e non possono andare oltre a quello, perché quello è la perfezione, se vogliamo. Ho capito. Dunque, amico mio, adesso io ti saluto e ci sentiamo per la prossima volta. Fai un po' di mente locale se ti vengono delle esperienze, dato che mi hai detto che sono molteplici. E quindi ci sentiamo per la prossima volta. Va bene? Ok. Grazie per la tua condivisione. E il fatto che sei molto coraggioso anche tu, perché sei giovane e quindi hai la forza di dirlo a quell'età. Complimenti, complimenti e grazie sempre. Sei un esempio per tutti noi. Grazie. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao.
È incredibile, ci seguono anche sotto i 20 anni, ma stiamo diventando di nuove generazioni, ottimo. E, allora, non ho capito se vede solo i trapassati che sono ancora legati ai terrestri oppure vede tutti, anche chi sta nella luce. No, non ho fatto distinzioni, lui ha detto solo che vede l'uno e l'altra, indipendentemente dal loro percorso. Se hanno deciso di andare nell'ombra o nella luce, lui li vede lo stesso, non vede solo quelli. Dunque, cari amici, io ovviamente, sempre per non lasciarvi a mani vuote, come vedete abbiamo superato, non so che ora abbiamo fatto, siamo quasi le 11, ma io non vi lascio a mani vuote, perché ho ancora delle cose da farvi ascoltare prima di andare a dormire. Io vi lascio con delle cose interessanti. C'è un nostro amico dal Portogallo che si chiama João Marquez e lui praticamente mi ha mandato un vocale perché ha visto la nostra trasmissione, gli è piaciuta e mi ha, ovviamente lui parla italiano, e mi ha raccontato la sua esperienza, però mi ha mandato un vocale, quindi io vi pregherei di ascoltare questo vocale perché è molto interessante, magari ne possiamo parlare anche dopo. Buonasera signor Giorgio, allora... comunque complimenti per la diretta, mi è piaciuto perché comunque tirava in causa alcuni aspetti della mia vita negativi e anche positivi, perché poi alla fine con l'ipnosi sono andato a scoprire, ecco, come dicevo nei commenti. Passiamo al mio, diciamo, alla mia esperienza, che non è solo una, ma comunque c'è una premessa. La premessa è che da quando sono piccolo che vedo e sento cose. Cioè sono sveglio e vedo cose abbastanza spaventose, diciamo. Boh, magari da piccolo non le capivo e mi spaventavano, adesso da grande non saprei, mi è successo qualche esperienza. Da adulto che mi ha spaventato comunque come quando ero piccolo, quindi non saprei se c'è stato qualcosa di positivo in tutto questo, perché comunque erano cose oltre che, diciamo, immateriali, erano cose anche che cercavano di prendere contatto con me, cercavano di toccarmi, di farmi del male, muovevano le cose, comunque. Nella mia vita c'è sempre stato un po' questo, diciamo, ecco. Passando alla mia esperienza, questa è stata una delle più marcanti. Abitavo in Portogallo a quel tempo, ero intorno ai 13-14 anni, adesso ne ho 34. E abitavo davanti al bar, cioè proprio dall'altra parte della strada, camminando 20 metri più a destra. E quella sera sono andato verso fuori dal bar, perché ci trovavamo lì con tutti gli amici, sono andato con un mio amico fuori dal bar. Il bar chiudeva a mezzanotte, noi siamo arrivati lì a mezzanotte, meno un quarto. La proprietaria del bar a mezzanotte esce, chiude la porta e ci saluta. Noi rimaniamo fuori a parlare. Tra una cosa e l'altra è arrivata mezzanotte e mezza. E in quel momento stavamo guardando il cielo mentre parlavamo. E le stelle hanno cominciato a muoversi tutte in direzioni diverse. Cioè, io sono sicuro che erano le stelle, che non erano luci provenienti da non so, dalla navicella, per esempio. Cioè, io sono quasi sicuro al 100% che erano le stelle. Comunque, c'era anche questo mio amico, io mi rivolgo lo sguardo verso di lui, vedo che anche lui è basito, e anche lui vede queste stelle muoversi. Tutte in direzioni diverse, destra, sinistra, in cerchio. Passato pochi secondi da questo avvistamento, diciamo,
in linea retta davanti a noi, dall'altra parte della strada, cade in un terreno di una vigna una sfera di fuoco di dimensioni piccole, una piccola sfera infuocata, cade davanti a noi in quel terreno. E noi eravamo un po' spaventati, però ci siamo avvicinati per vedere cos'era. Nel momento che ci stiamo per avvicinare, emette un suono. Il suono era questo. Ha fatto così. Noi dallo spavento siamo corsi. Quindi, cari amici, se avete capito, questo amico, Joao, esce con un suo amico dal locale, sono gli ultimi ad arrivare, e cominciano a vedere le stelle che si muovono tutte strane, in maniera particolare. Sostiene che sono le stelle, che non è. E allora succede che nel campo di fronte arriva e atterra praticamente una sfera di fuoco. Vanno a controllare, fa un rumore strano, un ticchettio, ma non un ticchettio naturale, magari creato dalle circostanze, ma è un ticchettio che sembra quasi artificiale. È interessante questa cosa. Era buio e pesto, tra l'altro, e siamo andati a casa mia, che era lì da parte. Lui mi fa: io col cavolo che vado a casa mia a dormire, ho paura, posso rimanere qua? Perché lui doveva passare in mezzo al bosco per andare a casa. E ho detto: certo, rimani. Siamo andati a casa mia di corsa, e dallo spavento volevamo raccontarlo a qualcuno, quindi siamo andati a svegliare mia madre. Svegliamo mia madre, e questa è la parte strana. Praticamente la prendiamo da un braccio per venire fuori a vedere, gli raccontiamo: guarda, mamma, mi è successo questo. Viene fuori in balcone, gli dico: guarda il cielo, le stelle si muovono tutte. Lei guarda, io guardo, e c'erano i nuvoloni che coprivano il cielo. Cioè, il cielo non era più limpido. E questo è successo tra la mezzanotte e mezza, la una. Cioè, non può essere passato... arrivato un temporale in così poco, no? Cioè, non era neanche temporale, era cielo coperto. Ad ogni modo, dopo 20 minuti che eravamo lì a discutere con mia madre di sta cosa, abbiamo deciso di andare in stanza a parlare per gli affari nostri, e ci accorgiamo, ci è caduto l'occhio sul mio stereo anni 90, che marca l'ora, no? Ci accorgiamo che marcava le 3:32 di mattina. Io per sicurezza controllo un altro orologio che avevo nel comodino, ed erano le 3:32. Cioè, quindi è passato un lasso di tempo di cui noi non ci abbiamo fatto caso, cioè non sappiamo come sia passato questo tempo. E niente, questo è il mio racconto. Spero che non sia stato troppo lungo. Se vuole sapere altro, dice, su di me, diciamo che è stato più sul lato esoterico che non UFO. No, è incredibile questa cosa, perché poi si accorgono che c'è una perdita di tempo dovuta a quell'evento che è successo della navicella. Quindi mancano 2 ore a queste persone, che non si sa che cosa hanno fatto. O c'è stata, come dice la nostra amica Rosanna, forse c'è stata un'alterazione spazio-temporale dovuta alla navicella, può essere, oppure queste persone sono rimaste ferme e non si sa dove sono state, perché molto spesso nei casi di abduction la prima cosa da guardare è l'orologio. Se ci fate caso, molti dicono che hanno perso tempo. Quindi c'è anche da dire questo, anche come i coniugi Hill. Quindi è interessante questa missing time, sì Gaspare, grazie. Si chiama così, missing time, gli americani lo chiamano così. E il primo caso fu i coniugi Hill, dove loro raccontano praticamente che arrivati a casa... dopo che sono stati inseguiti da una luce, questa coppia, sono arrivati a casa ed era tardissimo. Dove sono stati? Poi si è scoperto attraverso l'ipnosi regressiva. Se magari il nostro amico Marquez volesse fare qualcosa, magari ritornare di nuovo a quei tempi per capire un po', sarebbe una cosa interessante. Casomai lo chiamo e gli dico di sapere se ha fatto una cosa del genere. Adesso abbiamo un'altra testimonianza. Ciao Giorgio e buonasera a tutti voi. E niente, intanto Giorgio ti ringrazio dell'opportunità che mi dai di raccontare questa mia storia, questa mia esperienza. E può servire magari a qualcuno che ha avuto la stessa esperienza, oppure può servire a me per capire ancora un po' di più quello che mi è veramente accaduto. Partiamo dall'inizio.
sono passati 14 anni, quindi scusatemi se qualche particolare non riuscirò magari a ricordarlo, però diciamo che quello che interessa a me è le sensazioni che ho provato e quello che mi è successo. Nel 2006 muore mia madre. Il dolore è stato fortissimo, anche perché è morta di infarto, quindi ecco, solo ricordare ancora insomma, ci sono emozioni. Ripeto, allora muore mia madre e per me è stato uno shock fortissimo, fortissimo. L'unico modo che avevo per lenire il dolore era quello di dormire. Quindi tutti i pomeriggi cercavo di trovare sollievo nel sonno. Un pomeriggio, era luglio, mi addormento. Prima di addormentarmi però chiudo bene le finestre perché mi dava fastidio la luce, erano circa le 2 del pomeriggio. Chiudo le finestre nonostante ci fosse caldo, però avevo troppo bisogno di dormire. Mi addormento e improvvisamente sento un vento nell'orecchio. Un vento come quando si va in barca, no? Quel vento che batte forte nell'orecchio. Mi sveglio e penso, oh cavolo, ho lasciato la finestra aperta. Poi, un attimo dopo, penso, no, la finestra l'ho chiusa bene perché c'era la luce che mi dava fastidio. Quindi comincio ad avere un attimo di disagio, insomma. Beh, dai, sì, ho cominciato ad aver paura, ho detto che cavolo sta succedendo. Mentre penso questo, sento un fremito sul corpo, un'energia, come dire, una cosa mai provata, un fremito che mi ha preso tutto il corpo, dai piedi alla testa. E io ho detto, non apro gli occhi, cosa sta succedendo, no? Questa sensazione mi ha portato un benessere, una gioia, uno stato di... è inspiegabile, vediamo se trovo le parole, non lo so, una sensazione di pace, di gioia infinita. E però tenevo sempre gli occhi chiusi. A un certo momento ho sentito, non nella stanza, ma l'ho sentito dentro il mio essere, una voce che mi ha detto, ti ho voluto tanto bene. E io mi sono ritrovata a rispondere, quindi ero sveglia e ho sentito la mia voce. Ho risposto, sì mamma, anch'io ti ho voluto tanto bene. Però... E vedete lì il mio carattere, no? Gli ho detto, non farti vedere mamma perché ho paura. E ho sentito questo benessere che piano piano con questa energia svaniva, lasciando la stanza completamente immobile, un silenzio assoluto e al buio. Piano piano ho aperto gli occhi e questa è stata la mia esperienza. Poi naturalmente dovevo dirlo a qualcuno. Quindi mi sono confidata con un medico del quale lavoro da 20 anni. E gli ho detto, a me è successo questo e questo, tu sai darmi una spiegazione? E lui mi ha detto che molto spesso il cervello mette in atto un meccanismo, del quale non so riferirvi come, mette insomma in moto delle sostanze che vanno un po' a dar sollievo, no? Perché altrimenti uno insomma soffre troppo. E vabbè, presa da questa cosa, ho detto vabbè, è successo così, il mio cervello ha reagito in questo modo e basta, non ho più parlato. Però ho iniziato a frequentare conferenze sull'aldilà, comprare un sacco di libri, seguire Barbara, cercare di dare una risposta diversa, perché quello che avevo vissuto non era una cosa normale, insomma, c'era qualcosa di più. Comunque l'episodio si è ripetuto altre 2 volte. E io ho sempre dato come spiegazione il fatto che il mio cervello
reagisce in questo modo al dolore. E muore un mio carissimo amico nel 2014, e lo stesso, stessa cosa, stesso vento nell'orecchio, e io proprio gli ho detto ciao, gli ho detto sapevo che saresti venuto a salutarmi. Comunque, lo davo per scontato che era una cosa fisica mia e finiva il discorso. Passano gli anni, continuo la mia ricerca, però il dolore per la morte di mia madre non passa. In confidenza, molto spesso, nelle giornate più buie, ho la sua vestaglia da notte e me la metto come sentirla in abbraccio. Ecco. Non riuscivo a uscire da questo dolore. Un paio d'anni fa, poiché io faccio anche dei trattamenti estetici, quindi avevo una ragazza sul lettino. E si sa che quando si rilassano le persone si aprono, no? Quindi questa ragazza mi racconta che una notte sente il vento nell'orecchio e sente il fremito sul corpo e ha la sensazione che sia la sua mamma. In risposta le dico, guarda, non preoccuparti, è successo anche a me. È un processo del cervello, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa però evolve. Questa primavera muore un mio conoscente con il quale ho frequentato delle sedute, un discorso sull'amore, eccetera, eccetera. Muore, per cui io non avevo un affetto, diciamo sì, avevo un affetto, però non era una persona della famiglia, diciamo, il dolore. Poi ho fatto tutto il mio percorso spirituale, quindi... è diverso, no? Solo che questa volta, era morto il giorno prima, ho aperto gli occhi, ho detto coraggio, apri gli occhi, ho aperto gli occhi e l'ho visto, adesso il mio cervello, tutto quello che volete, ma io l'ho visto. Non era completamente, fisicamente presente, però gli ho preso le mani. Ho sentito ancora un po' di sostanza. Allora, non è che io ho toccato il vuoto, io ho sentito la sostanza di una mano, diversa però, non proprio materia, mezza materia, non so come spiegarmi, insomma. Lui mi ha dato un bacio sulla guancia e come un fulmine improvviso è sparito. Mi sono messa a sorridere, ho detto altro che cervello. Altro che cervello, qui esiste questo, esiste. Mi è passato il dolore. Non so, forse l'universo ha detto basta, a questa la facciamo finire lì. Adesso vedo le cose in maniera diversa, non so come dirvi. Non è un fatto del cervello che fa e lenisce il dolore, non è affatto vero. Sono esperienze che ti fanno provare per sollevarti, per farti andare un po' più avanti, no? Anche perché mi domando, nel 2014 ho perso mio padre e 3 mesi dopo mio fratello, aveva 45 anni, ed è stato un grosso dolore. Eppure non sono venuti. Si sono manifestati in altri modi, che magari un giorno vi racconterò, perché adesso sto cercando di capire anche tutti i segnali che ho avuto, e ne ho avuti, tipo un arcobaleno in corridoio, cioè anche quello ho dato risposta alla fisica, no? In un determinato modo, una determinata situazione, il vapore, eccetera, eccetera. Sto rivalutando tutti quei segnali, ma la cosa bellissima che voglio dirvi è che c'è sempre un aiuto, cioè nel nostro disegno sì, è penoso, è faticoso, però se uno cerca e non si ferma, no? E cerca di capire un qualcosa di più, questo di più viene ed è una cosa meravigliosa. Detto questo, vi abbraccio tutti e tanta pace e amore a tutti quanti.
un'esperienza toccante, un'esperienza, devo dire, meravigliosa. Io credo che sia stato giusto concludere con questo bellissimo messaggio. Ci tengo a dire che la persona che ha mandato questo messaggio dice che non ha preso mai nessun farmaco durante questo suo percorso e solamente qualche camomilla. Quindi tutto quello che ha fatto non è frutto di sostanze o quant'altro, ma vuole confermare e dire che è stata tutta una cosa dettata dall'anima. Quindi è una cosa molto affascinante. Io intanto vi dico, queste dirette stanno diventando veramente importanti perché, ripeto, sono fatte da noi. Credo che tutto il panorama che ci sono in questo mondo delle live non ci sia una cosa del genere. E io sono veramente orgoglioso di questa iniziativa. Sta diventando un triumvirato, una specie di casa dove ci stiamo rincontrando tutti. E io vi prego anche a voi, le persone che ancora non l'hanno fatto, di contattarmi ai numeri o Messenger, quello che è, per anche raccontare in forma privata quello che vi è successo, perché aiuta tutti e questa sta diventando una divulgazione sociale. E poi vi dico anche un'altra cosa, condividete il nostro gruppo, invitate persone come noi, persone che vogliono sapere, non vogliono credere a priori, persone che non hanno giudizi, non hanno pregiudizi, e persone che vogliono solamente ascoltare e condividere. Io vi prego, voglio arrivare un giorno dove le persone condividono le mie dirette e non mi invitano nelle dirette degli altri, mentre sono in diretta. Quindi vorrei arrivare a questo. Io credo che abbiamo tutte le possibilità per farlo. Stiamo facendo grandi cose, ci saranno sempre grandi relatori, e quello che differenzia noi dagli altri qual è? Abbiamo i contenuti. Noi parliamo di psicolistica, parliamo di simbologia, abbiamo Katia con le sue rubriche che sono uniche, non ce ne sono altre in giro, abbiamo una psicologa che cerca di avvicinarsi, pensate, il mondo della psiche, della psicologia atea, invece si vuole avvicinare al mondo dello spirito, quindi queste cose non si trovano, ci saranno interviste di allievi di Yogananda, cioè cose incredibili, c'è Alfredo che ci sta supportando col discorso tecnico, c'è Carpe Oro che ci sta aiutando cercando di farci diventare una filiale di Border Night, quindi anche lui ci sta dando un supporto grandissimo, e quindi stiamo cercando di fare grandi cose. Abbiamo bisogno anche di voi, abbiamo bisogno di condivisioni, e se ci sono persone che sono come voi, meritevoli, iscrivetevi al gruppo di Facebook. E poi queste dirette verranno viste anche su YouTube, però per adesso usiamo Facebook, in futuro magari ci sposteremo lì, non lo so, vediamo un po' come fare. Io vi ringrazio sempre, come vedete ho mantenuto sempre le mie promesse, vi avevo detto che erano delle idee, questa sera forse è stata la più profonda, e non a caso il 22, poi scoprite perché voi in maniera esoterica, perché ho scelto il 22 per questo, detto questo, cari amici, io vi abbraccio tutti, siete sempre nei miei pensieri, come vedete, io vi cerco di rispondervi a tutti quando posso, perché anch'io ho una vita sociale che piano piano si sta perdendo nei meandri, non so di che cosa, il periodo non lo consente, cerchiamo di crescere, farò delle grandi cose, la mia piattaforma privata sta andando bene, ci sono degli argomenti che non posso più trattare nei social perché purtroppo vengono cancellati e mi dispiace, però cercherò di essere all'altezza. Ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, con San Giovanni. Io farò una diretta sulla simbologia mistica di San Giovanni, come ho fatto quella di San Pietro, che vi invito a vedere. Quella di San Pietro vi invito a vedere anche quella di San Giovanni. Lunedì noi ci vediamo praticamente con lunedì 31, il fine mese, ci vediamo con San Giovanni, chiudiamo in bellezza. Ditemi se ne avete passato un agosto così. Spero che almeno vi ho fatto passare un agosto diverso, al di là delle aspettative che lo Stato ci impone, guardare il lockdown e quant'altro, spero di avervi portato una compagnia diversa ed essere cresciuti in questo agosto tutti assieme. Cos'altro dirvi? Ci tengo moltissimo anche alla diretta di San Giovanni, perché sentirete delle cose diverse. Su San Giovanni è stato detto tutto, è il contrario di tutto, si sa tutto di lui, ci sono persone che hanno detto delle cose molto più alte di me, ma io vi dirò
quello che ho scoperto io e quello che so io. Se vi interessa, ci vediamo lunedì alle 21. Nel frattempo vi lascio col fine settimana, dove c'è la rubrica di Katia, che è nuova, in esclusiva, partirà mi sembra alle 17, e poi la domenica ci sarà la psicolistica, perché inizieremo con l'allievo ufficiale di Yogananda in Italia, e la nostra amica dottoressa Manuela Papa ci ha portato proprio un'intervista esclusiva per noi, per il nostro gruppo. Quindi godetevi questi momenti. Io vi saluto, un abbraccio, è sempre un piacere stare con voi. Vi raccomando, condividete e fate in modo che un giorno condividano le nostre dirette. Ci tengo, va bene? Grazie mille, un abbraccio, saluti e arrivederci.